Consiglio comunale interessante è quello di oggi, si è andata a votare l'IUC e la TASI a Mazara del Vallo, accanto a me il consigliere Tumbiolo di maggioranza. Abbiamo assistito a un voto interessante, nel senso che abbiamo visto comunque 14 emendamenti, tutti e 14 bocciati dai consiglieri di maggioranza. Come mai, per quale motivo sono stati bocciati tutti e 14? Come abbiamo più spesso appunto specificato e spiegato durante questa seduta consiliare, è stato difficile certe volte anche bocciare alcuni emendamenti che l'opposizione aveva in maniera anche corretta presentato, però avendo studiato l'atto in tutte le sue sfaccettature insieme all'assessore delle finanze, si è verificato che per far sì che non ci fosse una pressione fiscale in linea di massima e mediamente nei confronti di nessuno e che il tributo venisse spalmato il più possibile nei confronti di tutti e quindi poco per tutti, si è deciso, ripeto a malincuore, di far pagare il tributo a tutti i cittadini, capendo che ci sono delle difficoltà che a volte è difficile risolvere, ma proprio per queste difficoltà molto particolari l'amministrazione ha previsto comunque delle riduzioni che verranno verificate di volta in volta e che il dirigente della solidarietà sociale dovrà eventualmente verificare l'esistenza di reali impossibilità nel pagamento. A quel punto l'amministrazione assolutamente si farà carico di queste situazioni. Però il messaggio che deve passare e che noi vicini all'amministrazione facciamo passare è che inevitabilmente questo tributo va pagato, è un gettito che inevitabilmente il cittadino non può far venir meno alle casse comunali, causa, ripeto, il fatto che questi stessi tributi debbano essere pagati dagli altri ceti. E siccome è difficile oggi come oggi andare a capire ormai quante situazioni si possono definire gravi, è difficile capire quale reddito sia realmente abbia bisogno di un aiuto rispetto a un altro, perché ormai è chiaro che chi guadagna 3, 4, 5 mila euro l'anno è in difficoltà, ma è altrettanto chiaro che sono in difficoltà anche chi ne guadagna 6, 7, 8 e non si poteva far sì che tutti coloro che arrivano magari a 3, 4 e 5 gravassero sulle spalle di tutti coloro che solamente perché guadagnano 1.000, 2.000 euro in più hanno la responsabilità di dover pagare poi per tutti gli altri che, ripeto, vengono quindi classificati appunto indigenti. E quindi si è a malincuore, ripeto, pensato, e secondo me la soluzione più meno indolore, chiamiamola così, di spalmare il gettito su tutti praticamente. IUC e TASI sono due tasse che vanno pagate, c'è niente da fare, perché serve soprattutto in un momento del genere che i comuni in Italia non hanno più le risorse che arrivano dallo Stato e dalle regioni. Quindi di cosa trattano e in che modo sono state gestite dal comune di Mazara del Vallo? Allora, una domanda molto intelligente, ti ringrazio di averla fatta, così i cittadini hanno anche modo di capire. Il tutto nasce innanzitutto dal gettito inferiore che inevitabilmente il comune viene ad avere causa, ripeto, dei trattenimenti che vengono fatti alla fonte, cioè a livello nazionale e a livello regionale. Nello specifico poi la IUC, che è la nuova tassa, ripeto, istituita da poco, non è altro che quella tassa che comprende un po' tutte quelle tasse che prima erano separate, quindi parliamo dell'IMU, parliamo dei servizi indivisibili, quindi quali l'illuminazione stradale e anche la fognatura, e parliamo anche della spazzatura, quindi non ci sarà più la vecchia TIA e si passerà direttamente a questo inglobare queste tasse. Su alcune non è stato previsto nessun aumento, quindi diffidate da chi vi dice che vi sono stati degli aumenti. Nello specifico l'IMU sulla prima casa era nel 2012 quella ed è rimasta sempre quella, in questi ultimi due anni non sono state previste nessun genere di aumento. La stessa TIA, quindi parliamo della spazzatura, non è stato fatto altro che essere trasferito il costo che la raccolta dei rifiuti ha avuto negli ultimi due anni nella nostra città
alla tassa, ripeto, questa di nuova formazione. Quindi si è cercato di lì dove era possibile di non aumentare. Chiaramente si è provveduto a un piccolissimo aumento per quanto riguarda le seconde abitazioni, quindi riguardante la seconda casa, e per quanto riguarda i servizi indivisibili, che chiaramente vengono adesso inglobati e quindi hanno una loro collocazione che prima, ripeto, non c'era.